so quanti di voi stamattina hanno notato che era particolarmente emozionato, perché sono 10 anni di associazione e se li è vissuti tutti al 100% delle energie. In più quest'anno anche Apulia Software fa 10 anni e stiamo trascorrendo in Apulia Software un momento decisamente intenso, per cui oggi Andrea era al massimo delle sue possibilità, con grandissime capacità, è ancora qui, ha organizzato questo magnifico evento, ogni anno sempre più grande, sempre più bello, sempre più emozionante vedere così tante persone, per cui grazie a Andrea e a tutta l'organizzazione. Vabbè, c'è alle spalle tutta la community, per cui viene facile. Buon lavoro. Grazie. Allora, per chi non mi conoscesse, io sono Giuseppe Dalò, presidente di Apulia Software, azienda nata nel 2014 e fin dal primo giorno il nostro core business è revisione e riorganizzazione di processi aziendali e implementazione, formazione e consulenza su Odoo. Se mi partono le sbraglie, quale bottone devo schiacciare? Eccola là. Dovrei parlarvi di Odoo Smart Accountant. Prima di farlo vorrei un attimino fare un esercizio con voi. Cercare di condividere magari sensazioni, no? Eccolo qua, che magari altri imprenditori come me, altri amministratori, quanti amministratori d'azienda ci sono? Alzate un attimino la mano. Pochi non siamo. Negli ultimi 4-5 anni, quante volte vi è capitato di sentirvi nella condizione in cui dovevate prendere una decisione, ma avevate la certezza che i numeri non erano per nulla affidabili? In questo caso, se guardo quel cruscotto, ho la certezza di non avere informazione. Peggio ancora, prendere una strada, prendere una decisione importante solo su consiglio degli altri, con la certezza di non avere una giusta competenza. Quanti di voi più o meno qualcosa di simile l'hanno provato? È mai capitato? No? No? Siete tutti bravissimi. Sì, ma non si può dire, giusto? È diventato molto più complesso fare gli imprenditori, è diventato molto più complesso dirigere un'azienda, almeno dalla pandemia. Le informazioni sono diventate sempre di più, sempre più complesse. Ci viene chiesto di prendere decisioni velocemente e non sempre questo fa il pari con decisioni corrette. Ci viene chiesto di fare attenzione a tutti i rischi e tutte le incertezze. Una decisione veloce è più aperta a rischi. Ancora, la concorrenza. Se anche solo ci viene un'idea dalla quale siamo convinti, della quale ci sentiamo forti, possiamo dare altrettanto per scontato che c'è già un altro che perlomeno l'ha avuto e ha iniziato a metterla in campo, perché siamo nel mondo della globalità e della rete e le informazioni viaggiano molto, molto più velocemente. Scegliere di fare un nuovo prodotto, scegliere di fare un nuovo servizio implica comprendere se e quanta concorrenza c'è. Responsabilità sociale. Anche se facciamo soltanto software, dobbiamo stare attenti al comportamento con i nostri collaboratori, al comportamento con la comunità, a come l'azienda si muove, a quanto bene fa, a quanto valore dà alla società. Ancora, gli attori sono sempre tanti in campo. Un qualunque progetto di Odoo oggi prevede almeno 4-5 stakeholder, più un team di progetto di Apulia Software, più consulenti esterni e via dicendo. Tutto questo
rende fortemente difficile lavorare e prendere decisioni per un'azienda. Quanti di voi conoscono le ultime modifiche sull'articolo 2086 del codice civile? Mi rivolgo soprattutto ai direttori e agli imprenditori d'azienda. Qui le mani sono un po' meno, eh? Sono un po' meno. Sì, oh, sono contento che sia bene, bene che ci sia qualcuno. Mi sarebbe piaciuto vedere tante mani alzate e quindi ho sbagliato io, però va bene. Che succede? A valle della pandemia, questo articolo, il codice civile, delegato a normale il fallimento di un'impresa, cambia sostanzialmente di senso e si trasforma in un articolo del codice civile che tende a prevenire la crisi d'impresa, chiedendo sostanzialmente agli imprenditori, io non leggo più nulla, devo alzare anch'io la testa perché certe cose non me le ricordo, chiedendo sostanzialmente agli imprenditori di dotarsi di strumenti, di organizzazioni tali da accorgersi per tempo che l'azienda è a rischio di crisi per poter correre ai ripari. In particolare, tutte le società di capitali devono dichiarare nella loro nota integrativa di bilancio che sono a norma, e mi chiederei quanti consulenti, quanti commercialisti vi hanno chiesto informazioni da questo punto di vista e se vanno chiarito cosa andava scritto e perché. Gli amministratori devono illustrare le modalità con le quali viene effettuato il monitoraggio puntuale e continuativo dell'andamento previsto. Devo essere in grado in un qualunque momento di dare una fotografia dello stato della mia azienda oggi e avere uno strumento di previsione. Adesso vedremo quando, fino a quando, che mi fa comprendere se nel futuro possono verificarsi condizioni di rischio per la mia impresa, condizioni per la continuità aziendale. Andiamoli a vedere quindi questi adeguati assetti organizzativi. Poi abbiamo gli assetti amministrativi e gli assetti contabili. Queste tre macro aree sono quelle alle quali dobbiamo cercare di essere adeguati e di utilizzare a scopo preventivo per la nostra azienda. La prima, gli adeguati assetti organizzativi, è qualcosa che fa parte molto del nostro lessico e delle nostre abitudini. Ormai anche piccolissime aziende hanno un organigramma, un funzionegramma, una mappatura dei processi aziendale, forse qualcuno sì, qualcuno no, una mappatura dei sistemi IT, avere processi e progetti in piedi per la trasformazione digitale di tutti i nostri progetti, di tutti i nostri processi. Questo significa che Odoo è già in grado di aiutarci e ottimizzarci. Anche i fabbisogni formativi, i corsi di formazione, il sistema di HR di Odoo fa perfettamente questo mestiere. E c'è anche poca necessità di personalizzarlo per fare dei buoni piani formativi. Non solo Odoo, ma anche la maggior parte dei sistemi gestionali sul campo iniziano ad andare in crisi quando guardiamo l'assetto amministrativo e l'assetto contabile. Ma soprattutto va in crisi il metodo con cui le nostre aziende sono organizzate. La prima cosa che ci viene chiesta da un punto di vista amministrativo è avere un piano industriale e avere un piano di investimenti. E qui mi direte, ma la mia azienda è piccola, cambia poco. Mettere a rischio lo stipendio di quattro persone o di una persona, o mettere a rischio lo stipendio
di 200 persone ha un impatto sociale sulle 200 persone, ma non che io non metto in crisi la vita delle mie una, due, tre persone che collaborano con me. E più aumentano per noi che amministriamo l'azienda il numero di persone con le quali lavori, più senti questo peso, anche perché li viviamo tutti i giorni. Passiamo più tempo con i nostri collaboratori in ufficio che molto spesso con la nostra famiglia. Budget economico finanziario e scostamenti, anche qui molte aziende non hanno queste abitudini, potrei dire quasi tante. Budget di tesoreria a 12 mesi e scostamenti, cioè io devo prevedere oggi, per i prossimi 12 mesi, la mia condizione di cassa. Significa che devo avere in ordine tutte le mie scadenze e tutti i miei fatti contabili, soprattutto che non posso delegarli. Controllo della situazione finanziaria in real time. Ok, qui forse se io ho un solo conto corrente basta fare accesso al portale e il problema è quasi risolto. Ma se io inizio ad avere un'azienda con 200 dipendenti, 5 conto correnti, altre 7, 8, 10 carte di credito, non è più real time. Ho bisogno di uno strumento che mi dia in mano il controllo immediato del mio stato di tesoreria. Deve ovviamente misurare e rappresentare velocemente lo stato della mia azienda. Ancora, adeguato assetto contabile, contabilizzazione in real time dei fatti aziendali. Non ci basta più ragionare in termini di fatture d'acquisto contabilizzate automaticamente. Ci serve collegare tutte le nostre operazioni di banca a tutti i documenti in tempo sostanzialmente reale, se ci dice in giorno. Formalizzare e definire delle procedure per la gestione dei crediti, per il recupero crediti, se meglio vogliamo definirlo, o per la gestione e la definizione dei nostri debiti. Redazione di un rendiconto finanziario, redazione di bilancio, tutte queste cose di bilancio riclassificato entro il 5 del mese successivo. In realtà ha più senso per noi che siamo italiani ragionare al 20 del mese successivo, perché al 15 io chiudo la mia liquidazione IVA, a quel punto posso fare un buon bilancio riclassificato con tutte le informazioni corrette che fanno riferimento al mese precedente. Che cosa serve fare? Serve dotarsi prima di tutto di competenze e poi di strumenti. Serve organizzare e ridefinire i processi, mestiere che tendenzialmente facciamo sul ciclo vendite, mestiere che tendenzialmente facciamo sul ciclo di produzione, mestiere che tendenzialmente facciamo sul nostro ciclo di delivery, di consegna del prodotto. Difficilmente definiamo dei processi dettagliati sulla nostra amministrazione, su quelle che le cose che deve fare l'ufficio amministrativo, e difficilmente ancora definiamo per bene l'insieme dei processi per la gestione contabile dell'azienda. Ci fermiamo a chiedere al consulente esterno, interno, o addirittura a passare i dati verso l'esterno per farli fare da conto. Ma queste cose ci arrivano un po' in ritardo rispetto a queste esigenze. Avere l'abitudine alla pianificazione, quindi. Non mi basta più pianificare la produzione. Devo pianificare il mio flusso di cassa. Devo pianificare per bene quello che dovrà essere l'utile dell'esercizio e le tasse che voglio pagare il prossimo anno. E guardarne gli scostamenti mese a mese. Budget quindi economico e finanziario e relazione e redazione del business plan.
redazione del business plan per la nostra attività core, quindi ogni metà anno inizio a preparare la revisione del mio business plan per i prossimi 3-5 anni del mio business core, e se decido di fare gli investimenti faccio un business plan per l'investimento e poi colleziono insieme per vederne l'impatto. Avere l'abitudine al controllo di questi numeri. Un'altra cosa che a me è capitato in alcuni avviamenti è stato proprio questo, che sì, c'era un budget, era un'abitudine che avevamo anche io e Andrea in qualche modo. Arrivati a settembre-ottobre facevamo il budget, dopodiché a ruota libera, senza verificare se le cose andassero nel modo corretto. Quindi cambiare approccio mentale nell'amministrazione e nella gestione contabile, nel guardare il rendiconto finanziario e nel dotarsi di strumenti che ci danno il senso della liquidità in immediato. Voglio sapere adesso quanti mesi sono in grado di pagare e tenere fede a tutti i miei impegni, pur se per assurdo inizio a non incassare. E con la pandemia sta cosa ci è successa. Riclassificazione del bilancio mensile, quindi devo cambiare il mio modo di lavorare e lo devo fare da amministratore. Non devo cambiare la struttura dell'azienda, ma solo organizzare il mio piano lavoro e quello delle persone più vicine a me che lavorano nella gestione aziendale. Devo ovviamente avere indicatori che mi dicono se le cose stanno andando bene o male. Nulla di nuovo. Come accennavo prima, Odoo è ovviamente una soluzione per tutta la parte del buon assetto organizzativo dell'azienda. Non ci sono sul mercato prodotti completamente integrati che sono in grado di far interagire la banca con la documentazione generata in un qualunque momento in tempo reale con le mie registrazioni di prima nota. Questo non c'è. Sul mercato troviamo software altamente specializzati in tesoreria che poi ci danno dei fogli Excel che dovremmo importare in un altro prodotto. Giusto per fare un esempio. Così come software di riclassificazione che più spesso sono dei fogli Excel che prendono i dati dal nostro bilancio e li riclassificano. Ma tutto integrato con un clic o quasi clic non c'è nulla. OSA ci aiuta a creare il budget del conto economico. Mi metto di qua, se qui fa rumore, è lì, però la vecchiaia non mi aiuta, sono costretto a voltare le spalle. Genera rendiconto finanziario e ha indicatori di liquidità, contabilizza in automatico le fatture d'acquisto e rivendita leggendole direttamente dal cassetto fiscale. Non è detto che io debba avere un Odoo collegato. Posso collegare un Odoo. Grazie alla partnership con Flowpay, che è una startup innovativa della provincia di Firenze, giusto? È una delle poche aziende italiane autorizzate dalla Banca d'Italia a allestire e organizzare servizi di open banking. Abbiamo integrato OSA con tutte le nostre banche e tutte le carte di credito. Una volta effettuato il processo di onboarding, il sistema tira giù gli estratti conto, ci permette di inviare modalità di pagamento direttamente con un link all'interno delle nostre email, piuttosto che integrato con la tesoreria, selezionare 50 righe e generarci N bonifici bancari o N autorizzazioni di RID e via dicendo. Le funzioni di tesoreria sono integrate con la prima nota, con i documenti e con le banche. Quindi io dalla mia gestione di tesoreria scelgo le scadenze che voglio pagare e con un clic ho generato la registrazione di prima nota corretta e inviato il bonifico.
ovviamente OSA ci genera un bilancio di classificato mensile, estrapolando MOL, EBIT ed EBITDA, soprattutto mi simula gli ammortamenti, mi simula rate e risconto, mi simula il calcolo delle tasse che eventualmente pagherei se fossi a quella data a chiusura di bilancio, e mi stima il fatturato e la data di pareggio in cui la mia azienda, a cui la mia azienda deve perlomeno puntare. Qui volevo farvi vedere la dashboard del cash flow della tesoreria. In particolare volevo farvi vedere l'indicatore di liquidità, che se è maggiore di 1 mi dice che posso stare sereno, mi rimangono soldi se pago tutto. Se sono a 1, alla fine rimango senza una lira e devo stare un po' attento. Se sono in rosso, non ho disponibilità sufficiente. E questo è immediato, perché sono collegati i conto correnti, sono collegate tutte le nostre registrazioni, sono collegate tutte le nostre scadenze. Io, che sono l'amministratore, guardo questo, sto a posto, vado avanti. Non c'è bisogno del mio intervento. Qual è il vantaggio? Riduzione del 50% delle attività ripetitive. Non c'è il nostro cliente, giusto? Non è più venuto, Claudio. Si sarà perso per strada. Il nostro cliente ha un ufficio amministrativo composto da 6 persone. Di queste 6, 3 sono legate e sono pagate, lo erano fino a qualche, lo sono ancora per poco perché non è completa il loro onboarding su OSA, sono pagate solo per gestire incassi e pagamenti. E malgrado ci sono 3 persone laureate in materie economiche che lavorano 8 ore su 8 per fare questo mestiere, sono anche in ritardo sulla certezza degli incassi e dei pagamenti che sono stati effettuati. Qui noi andiamo a azzerare, quel tempo viene completamente azzerato. Quindi riconciliazione bancaria e dei documenti, perché riconcilio anche le scadenze di mutuo, o le scadenze di finanziamento, o le scadenze del fitto, del canone, del capannone. Contabilizzo in maniera corretta i miei costi. In FlowPay, col modulo FlowPay, ci abbiamo aggiunto un po' di machine learning, per cui sarà lui a fare il giusto mestiere, a dire questo è tendenzialmente questo costo, tu controlla, fammi sapere se poi non va bene. Quindi una volta che ha imparato, dalla prossima volta sono a posto. Riclassificazione quindi di tutti i conti e attività di pagamento massive. Voi immaginate un'azienda che ogni fine mese ha le sue bravi 20, 30, 40 scadenze, e ne sto dicendo poche, legate al bonifico. E quanto tempo serve perché venga creata una distinta? Tutto questo tempo è tempo che i nostri uffici amministrativi dedicano alle strategie, che tenderanno a dedicare a guardare in avanti. Nella mia, nella nostra esperienza, so di aziende che con la liquidità aziendale fanno investimenti assicurati per far sì che la liquidità, in quanto liquida, generi comunque reddito. Ma sono cose strategiche che puoi pensare soltanto se sei libero da operazioni manuali. In OSA trovate anche un'altra simpatica funzione in cui prende il nostro business plan, guarda le informazioni del nostro bilancio, guarda le informazioni del nostro conto corrente
e inizia a fare un'analisi del mercato e delle condizioni generali per dirci che, oltre a stare comunque in linea con il nostro bilancio, probabilmente le cose andranno in maniera ottimistica quest'anno, per cui farai un 3% in più, e ci tira fuori degli indicatori da questo punto di vista. Stesso ragionamento dandoci degli esempi di tipo pessimistico, dicendo potrebbero avvenire queste cose, si stanno palesando. Ovviamente posso decidere di fare un nuovo investimento. Andrea ogni mattina arriva con un'idea nuova, di un nuovo prodotto, di un nuovo servizio. Per bloccarlo ho usato questa tecnica. Ok, fammi vedere. Prima di iniziare a scrivere codice, prima di iniziare a fare a nuove azioni di ricerca, se è realmente sostenibile nel tempo. Quindi un altro strumento utile alle decisioni strategiche dell'azienda. Cos'è quindi OSA? È un servizio, non è un modulo di Odoo, perché di cose ne abbiamo scritte veramente tante, costruito su Odoo Enterprise, dedicato agli uffici amministrativi, ai CEO, ai CFO, di tutti quelli che vogliono sentirsi a posto, ma sicuramente avere un maggior controllo della propria azienda, di avere la certezza che il tempo dedicato dai propri uffici amministrativi sia teso a attività intellettuali e non emanuensi, e soprattutto non trovarsi mai in condizioni in cui mi devo assolutamente fidare solo e soltanto di quello che mi viene detto. Chi già usa Odoo, versione Odoo, community o enterprise che sia, oserei dire dalla 14 in poi, può affiancare il servizio OSA e automaticamente, senza neanche fare installazioni sulla vostra istanza Odoo, i due sistemi inizieranno a parlarsi. Chiaramente bisognerà che ci sia un utente a cui ha diritto di accesso OSA. Da quel momento in poi le informazioni avranno un minimo di bidirezionalità. È chiaro che gli scopi e gli obiettivi di OSA sono ben diversi della gestione del processo aziendale, di una buona generazione di fattura di vendita, di un'ottima riconciliazione della fattura d'acquisto e via dicendo. Però i vantaggi sono veramente tanti. Se ho già un'istanza in piedi, un mio sistema di produzione, vi voglio regalare una cosa, regalare per modo di dire, non regalo mai nulla io, con gli amici di Flowpay abbiamo trovato un accordo, abbiamo stretto questa partnership importante, da oggi vi mettiamo nelle condizioni di poter installare sul vostro Odoo, community o enterprise, il modulo che abbiamo chiamato servizio, che abbiamo chiamato Penia, che al pari del nostro servizio di fatturazione elettronica ha un piccolo costo di attivazione che Andrea so che vuole regalare, un piccolo canone di assistenza annuale e un piccolo costo per le transazioni massive. Molto spesso laddove le banche si pagano è notevolmente inferiore rispetto a ciò che la banca si paga nell'emissione di bonifico. Ok? Quindi avete la possibilità tranquillamente di installare sulla vostra istanza, anche qui dalla 14 in poi, questo modulo, passare attraverso il processo di onboarding, che dovete tener conto che è simile a quello di un onboarding con il vostro conto corrente bancario, perché si tratta di dare accesso a un sistema automatico, quindi deve essere identificata la persona, si passa tramite SPID e così via, quindi c'è un processo abbastanza complesso, ma che va via in 2 o 3 ore, da quel momento in poi il vostro Odoo scarica gli estratti conto e utilizza le tecniche di riconciliazione bancaria standard di Odoo. Non siamo riusciti a rivendere l'intelligenza artificiale che invece siamo riusciti a mettere all'interno di OSA. Comunque è un vero salto di qualità
perché lo standard di Odoo usa un linguaggio meno conosciuto, o meglio, pardon, lo standard di lettura da parte di Odoo non risponde bene ai dialetti utilizzati dalle banche italiane, per cui molto spesso la maggior parte delle informazioni, tra l'altro questo lo fate solo sull'Enterprise se ricordo bene, la maggior parte delle informazioni che arrivano sono incomplete e c'è decisamente difficoltà a riuscire a fare velocemente le riconciliazioni pur usando gli strumenti standard. In questo modo invece, con il modulo Penia, voi vi ritrovate sostanzialmente laddove c'è, almeno all'interno della descrizione, da qualche parte, il numero della fattura e il numero del documento, il sistema è in grado di dire questa la chiudo con questa e te la do verde e te la do riconciliata. Quindi anche lì avete sicuramente un vantaggio e avrete anche la possibilità di effettuare operazioni massive di pagamento. Quindi se già avete un paio di conti correnti bancari inizia ad avere senso, perché dalla vostra gestione del vostro Odoo potreste comunque inviare n pagamenti verso l'esterno. Mi fermo perché altrimenti continuo per tutta la vita. Grazie. Grazie. Ciao, grazie. Voi Giuseppe. Grazie. Ok. Allora, c'è qualche domanda? Eccolo lì. Valletta, per favore. Riguardo quest'ultima cosa che stavi dicendo rispetto alla riconciliazione, sono gestite anche riconciliazioni parziali, nel senso, cioè, con fatture con piani rata, eccetera, eccetera. Quindi, ok, grazie. Qualche altra domanda? Eccolo lì, Marse. Lo fanno apposta, si sono messi d'accordo, fanno un'ala e un'altra ala. La prossima sarà di nuovo da quella parte, Marcello, per favore. Scivola, Marcello. L'anno prossimo dobbiamo fare, come ho visto, buongiorno. Che ti lanciano il microfono. Chiedevo per la contabilizzazione automatica delle fatture di acquisto e di vendita, sono compresi anche i corrispettivi? È in fase di rilascio, non ricordo la data precisa, tra l'altro sul nostro sito credo sia pubblicata la tabella dei nuovi rilasci. Sì, in quanto purtroppo le barriere casse comunicano sempre qualche sfrido rispetto all'Agenzia delle Entrate. Quindi... Tu tieni conto che noi andiamo comunque a leggere dal cassetto fiscale, per cui se stanno lì... Appunto, chiedevo se c'erano i corrispettivi. Sì, andremo comunque a prenderli. Non so dirti la data precisa perché non la ricordo, però so che nel piano di rilasci è previsto, non so dirti questa data. Ma. Mi gioco il bonus, seconda domanda, per quanto riguarda le riconciliazioni bancarie, anche con PayPal, Stripe o altre situazioni? Sì. Ok, grazie. Quelle ce l'hai già di base, PayPal e così via. Ok, grazie. Di qua. Hai visto? Dall'altra parte, lo fanno apposta. Passaggio di qua veloce. Grazie. Ma il nostro Marcello è atletico, per cui questo non sarà mai un problema. Signor di mio computer. Volevo chiedere sulla crisi d'impresa. Sì. Tiene conto nel discorso previsionale anche degli ordini, delle bolle, degli ordini in base anche alla scadenza? Se ciò non collegato... e scegli di vederli all'interno del tuo cash flow, sì. Se non hai Odoo collegato, quello che puoi fare è simularti tu questo tipo di informazione. Cioè, una delle funzionalità che c'è è quella della possibilità, faccio un esempio, di poter caricare il piano di ammortamento di un mutuo piuttosto che di un finanziamento. Quindi puoi usare quello stesso strumento per dire quest'anno prevedo di fare 15.000 euro ogni mese di utile, giusto, pardon, di fatturato. Ok? Quindi te li metti già in automatico all'inizio e poi però devi gestirtela, nel senso che comunque dovrai andarlo a sostituire col valore di fatturato reale, con le scadenze reali che ti vengono generate. Rate dei mutui, cose che quella sono... Quella roba è tutta dentro. Quella roba prevede un tempo iniziale di onboarding un po' più lungo, perché significa che devo inventare armi e tirar su per avviare il mio cash flow, tirar su tutti i piani di ammortamento di tutto ciò che è costante, che è certo che ho.
Ma la domanda, poi finisco. Questa cosa è legge, per l'Italia è legge, sì. Ma le aziende l'hanno capito? No. Chi dovrebbe farglielo capire? Non so chi, però tieni conto che molto spesso il consulente, il commercialista, no, il fiscalista, che forse è la cosa più corretta, questo tipo di informazioni non la guarda, non ha tempo neanche lui di studiarsela. Noi a questo ci siamo arrivati perché io sono un progetto di ricerca e sviluppo e mi sono ritrovati i professori che mi hanno parlato di sta roba e sono caduto dalle nuvole anch'io quando ho compreso che non era solo un'attività che potevo fare in più per gestire bene la mia azienda, ma era quasi un obbligo a cui sono tenuto. Perché la differenza di questa roba è che se per qualche motivo azienda X chiude, l'amministratore di quell'azienda, se non ha queste cose a posto in ordine, rischia di andare sul penale e non più solo sul civile e sul danno economico che aver creato. Quindi fa una bella differenza su, tra l'altro, però se il consulente non te l'ha raccontato e ha scritto qualcosa, bene. Certo. Ha l'obbligo di darne comunicazione, ma non può essere certo. Il fiscalista del ma sono d'accordo con te, era un po' quello che dicevo prima. Sì. Perché c'è un conflitto di interesse. Sì, sì, sì. Sono d'accordo con te. Cioè, tra l'altro è un lavoro immane che non può fare una persona esterna. Io posso appoggiarmi, magari fermarmi al 20 del mese con uno, due, tre consulenti esterni riguardando quei numeri che io ho fatto in modo di avere la certezza che siano in ordine. Prego, prego, c'è un'altra domanda qui. Volevo chiederti, quali sono i vantaggi nell'utilizzo del modulo Penya rispetto al collegamento diretto con Flowpay piuttosto che le differenze di costi che ci sono nelle due soluzioni? Allora, il modulo Penya ti permette di connettere i conti correnti bancari anche a una versione community di Odoo, cosa che diversamente non credo non ci sia, dico bene? No, non c'è. Solo su Enterprise. Solo sulla versione Enterprise. Ma ti dirò di più, gli strumenti utilizzati da Odoo per collegare i conti correnti bancari sono strumenti che parlano sostanzialmente una lingua europea. Le nostre banche sono abituate ognuna a utilizzare il suo dialetto di comunicazione. Per cui anche solo se tu tiri giù i classici file CBI sono tutti personalizzati rispetto allo standard europeo. No, ma io sto parlando di modulo di connessione a Flowpay. Sì. Cioè, rispetto a un modulo di connessione nativo a Flowpay, il servizio Penya... Ma non esiste un modulo di connessione nativo a Flowpay? Che intendi per modulo di connessione nativo a Flowpay? Sì, l'abbiamo sviluppato noi e vi stiamo dicendo. Siccome sul mercato non c'è, Flowpay non lo rilascia al momento per accordi dovuti non tanto ad Apulia Software e Flowpay quanto alla volontà del fatto che c'è un consorzio che si chiama Meditech che supervisiona il progetto e ha detto questa cosa funziona come diciamo noi. Per cui non sono neanche loro in grado di rilasciarlo se non nel modo in cui vi ho appena raccontato. Quindi voi attivate il servizio, noi vi rilasciamo il modulo, lo installate sulla vostra istanza, tramite Flowpay fate il ciclo di onboarding su tutti i conti correnti bancari, da quel momento in poi tirate giù gli estratti conto e potete utilizzare gli algoritmi standard del vostro Odoo, community o enterprise che sia, per fare le riconciliazioni. Spero di aver risposto. Scusa, ma quindi le API sono pubbliche, sono private? Non ci sono API. Sono pubbliche, sono sul sito di Flowpay? Sì, però devi scriverti tutto tu. Dico. Dopo me l'avevi imposta sembrava che le API ci avessero soltanto voi con delle cose. No, non sto parlando delle... Io non ho accesso alle API di Flowpay, sono di Flowpay le API. Quello che io sto dicendo è che c'è un modulo realizzato che può funzionare dalla 14 fino alle 17 per poter interfacciare le banche con il lavoro che noi abbiamo realizzato insieme a Flowpay. E come dire,
quando io installo il modulo, del denaro va anche in tasca a Flowpay, perché è Flowpay che ha fatto buona parte di quel lavoro, neanche a Puglia Software, giusto per intenderci. Flowpay mette a disposizione sul sito un contattaci, ma non ha pubblicato l'API. A parte altri servizi di open banking, Flowpay è una startup che per accordo con la Banca d'Italia non ha pubblicato l'API, perché ha un servizio interno di open banking che mette in contatto tutte le banche autorizzate. Per esempio, uno dei vantaggi è quello che il servizio Ponto, al di là del sorteggio su Odoo, ha dei problemi di comunicazione per formato sui crediti cooperativi. I crediti cooperativi con Ponto non riescono ad avere qualcosa che sia leggibile all'interno del formato Odoo sull'estratto conto. Flowpay invece ha un accordo studiato con i crediti cooperativi, e quindi attraverso la Banca d'Italia, per i formati di estratto conto che sono leggibili e diventano importabili senza nessun tipo di problema. Ma le API di Flowpay purtroppo non sono pubbliche. È per quello che il modulo è stato sviluppato, per sfruttare le API di Flowpay, che è una delle poche autorizzate con la Banca d'Italia a leggere all'interno di tutto il circuito bancario anche sistemi come crediti cooperativi. Di Flowpay? Le API di Flowpay non sono nostre, sono di Flowpay, e non rispondiamo delle API di Flowpay, quindi no, ovviamente se loro vi rilasciano le API e voi volete giustamente farvi il modulo, fatevi il modulo, cioè, noi vi abbiamo dato un'opportunità. È un modulo aggiuntivo. È un servizio, quindi quali sono i vantaggi del servizio? Ma i vantaggi del servizio sono che sulla attuale versione Odoo, community o enterprise che sia, tu un collegamento corretto verso le banche non riesci a farlo. Attualmente l'unico modulo realizzato con quelle funzionalità è legato al progetto Meditech e può essere rilasciato in questo modo. Dopodiché tu sei libero sei libero di contattare Flowpay e realizzarti il modulo interfacciando con loro. Va bene, grazie.